Pace bene e bentornati. Oggi, 16 agosto, ricordiamo San Rocco. Con uno dei santi più illustri del XIV secolo e dei più cari a tutta la cristianità si hanno poche notizie. Oriundo di Montpellier, in Francia, della sua giovinezza si narrano cose meravigliose. Ventenne, rimasto privo del padre e della madre, distribuì parte dei suoi beni ai poveri e parte li donò ad uno zio paterno. Quindi, vestitosi da pellegrino, si avviò elemosinando alla volta di Roma per visitare il centro del cristianesimo e per vedere il Papa. Nel corso del suo peregrinare nella penisola italiana, seppe che la peste stava imperversando. San Rocco, quindi, si fece consolatore dei poveri ammalati che incontrava ed operava prodigi di cristiana carità. Fu acclamato ovunque quale salvatore, anche a Roma. Ma egli, schivo per carattere, poco dopo aver lasciato Roma, si recò a Piacenza, dove la peste continuava a mietere vittime. Qui il suo apostolato ebbe del meraviglioso e dell'eroico, al punto che gli bastava alle volte un segno di croce per guarire. Anch'egli fu contagiato. Per non essere di peso a nessuno, si ritirò fuori della città, dove soffrì dolori indicibili. La Divina Provvidenza, però, quotidianamente gli inviava un pane per mezzo di un cane. Guarito per grazia di Dio e per l'aiuto datogli da un pio signore che sulle orme del cane aveva rintracciato il povero sofferente, Rocco lasciò Piacenza e si ritirò in Francia. Qui, creduto una spia, fu messo in prigione. Passò quindi i suoi ultimi anni nel completo anonimato. Morì il 16 agosto 1378. Una delle maggiori attività di San Rocco fu la consolazione dei malati, i malati di peste, fin tanto che anche lui purtroppo si ritrovò contagiato dalla stessa malattia. Questo riporta alla mente lo sforzo che hanno fatto molte, moltissime persone che in questo periodo, o per assistere dal punto di vista professionale dei malati di Covid, o anche semplicemente per amore, hanno dovuto prestare questo servizio di misericordia corporale, si sono ritrovati anche loro contagiati e molti di loro, ahimè, hanno perso la vita. Ricordiamoci che la santità e l'amore a volte non escludono mettere in gioco quello che sembra noi abbiamo di più prezioso al mondo. San Rocco l'ha fatto, lo hanno fatto tanti santi e tante persone, piccoli santi del nostro tempo, del nostro periodo, e molti altri saranno chiamati a farlo. Ed è proprio per loro che vogliamo ringraziare oggi il Signore e vogliamo pregare affinché doni sempre tante persone disposte al sacrificio di sé pur di portare l'aiuto e la consolazione. San Rocco prega per noi.